action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. Carnevale Marinese, 31esima edizione 2013, gran festa qui a Ginosa Marina. Grazie anche al tempo che oggi è stato clemente e che ha concesso alla cittadinanza di vivere di questo momento importante di grande festa con una grande partecipazione. Nonostante i più nefasti presagi per le avverse condizioni del tempo, la sfilata conclusiva della 31esima edizione del Carnevale Marinese ha avuto il suo regolare corso, baciata anche da un tiepido sole pomeridiano che a sprazzi ha reso ancora più gradevole la festa. Britney, bitch. Sì, a Ginosa Marina, finalmente anche il tempo ci ha aiutato oggi, la paura di non poter uscire, finalmente, grazie a tutti. Che gusto state vendendo? Quello che va la maggior parte è il calippo, però bisogna prenotarlo, prendere il numeretto, vedi, prendere il numeretto, quale numero ti capita? Allora, volete fare un saluto sexy a Nettuno? La Step to Dance e tutti i gelati spagnoli! Premiati quindi tanti sforzi profusi dagli addetti ai lavori, ai quali va il plauso dell'intera comunità marinese e ginosina, se non altro per aver dato continuità alla tradizione con tutti gli aspetti benefici che ne derivano. Giro completo quello di oggi, con partenza dalla zona più periferica del paese, quella Blue Moon, con i giganti in cartapesta che, avanzando in direzione Piazza Indipendenza, hanno percorso l'affollatissima viale Ionio. In testa a guidare la carovana, sempre il grande Pulcino Pio, ma la novità di quest'oggi è stata la partecipazione del gruppo mascherato con il tema Gelati Algida, rappresentato dalla scuola di danza Step to Dance. Tina, da cosa vi siete vestiti? Vedo tanti gelati. Allora, qui ci sono tanti gelati come aveva promesso la direttrice, che non è ancora pronta. Manca il carretto dei gelati con le gelataie sexy che stanno per uscire. Siamo tutti pronti, fatevi un applauso! Come vedo, qua ci sono i bambini della scuola più le mamme, o sbaglio? Sì, ci sono le mamme vestite da Coppa Rica, da Piedone, vecchi da gelati. Beh, anche i vecchi gelati. E noi siamo le lingue che le mangiamo, questi gelati. Voi mi mangio io, Sindaco, oggi il tempo è stato clemente, finalmente, no? Era in dubbio questa sfilata fino all'ultimo momento, però alla fine... Sì, oggi il tempo ci sta accompagnando in questa manifestazione e beh, ha tentato un po' qualche oretta fa, ma la tenacia degli organizzatori e anche di chi vi sta partecipando è stata superiore. Ovviamente il carnevale a Marina di Ginosa è una caratteristica marinese, tutta di Marina di Ginosa, e sicuramente non può mancare come tradizione nella nostra marinesità. Io ritengo che vada un plauso a tutti gli organizzatori, ho visto che hanno lavorato alacremente giorno e sera come non mai, e quindi il fatto che domenica scorsa non si è potuta tenere la manifestazione era veramente un grosso cruccio per chi aveva dedicato tanto tempo. È la manifestazione della nostra comunità, ci auguriamo che la stessa possa anche essere considerata anche come volano per il turismo sul nostro territorio.
il risultato che vedete oggi, tantissima gente, più della volta scorsa. Il tempo è stato clemente, lo ringraziamo noi tutti quanti e ringrazio i gruppi che sono venuti da Sant'Eramo e dalla Terza e da Ruvo di Puglia, che stanno alimentando questo carnevale in un modo spettacolare. Lo faremo crescere di più perché insieme al sindaco De Palme e tutta l'amministrazione comunale lo vogliamo far crescere e diventare un appuntamento fisso per Marina di Ginosa. Chissà, possiamo pensare anche a un piccolo progetto per quest'estate, ripeterlo quest'estate. Sono tanti che lo chiedono. Cercheremo di accontentare come abbiamo fatto sempre. Non è semplice, ci vuole tantissimo impegno. Le porte sono aperte a tutti, lo ripetiamo. Chi vuole venire a dare una mano a questo gruppo carnevale insieme alla Proloco, le porte sono aperte. Sono veramente contento per il tempo, finalmente riusciamo a sfilare, riusciamo a far vedere quello che siamo stati capaci di fare. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, le forze dell'ordine e un grande saluto a Nettuno TV che è sempre presente, sempre con noi, grazie. Complimenti quest'anno, i carri tutti meccanizzati. Sì, l'anno prossimo faremo ancora di meglio. Mattia! Mattia, da cosa ti sei vestito qua oggi? Da indiano! E il papà si è vestito? No! Non si è vestito? E ti piace qui il carnevale? Sì! Anche perché la giornata è bella? Sì! Vuoi fare un saluto a qualcuno? Sì! A chi saluti? A chi vuoi fare? A papà vuoi salutare? E fai ciao papà! Si state divertendo? Madonna Marti, a parte per la schiuma però. Ma ai giovani a voi piace buttarvi la schiuma? La voglia, sì. Anche se a volte ci fregano, però è stupendo. Ce lo fate un saluto agli amici di Nettuno? Sì, già! Somos la fiesta. Facciamo ancora un saluto agli amici di Nettuno TV. Come vengo in TV? Va bene. Che musica state mettendo? DJ, che musica stiamo mettendo? Su cosa puntate? Su cosa puntiamo? Puntiamo nel far divertire la gente sicuramente. Com'è? Vi sta sembrando qui oggi questo carnevale? Beh, oggi vedo molta più gente di martedì, perché martedì il tempo è stato un po' incerto, diciamo, quindi va bene così. Avete un carro preferito? Beh, il nostro. Ah. Diamo i numeri, c'è la roulette, abbiamo il sindaco che balla, siamo al completo, no? Ecco, volevo dire, la statua del sindaco assomiglia o no? È uguale, c'era uno che somigliava prima qui giù che girava. Io gli ho chiesto prima, chi è più bello, tu o la statua? A me o al sindaco? Al sindaco, al secondo sindaco. Te? E cosa hai risposto? Vabbè, ce la fai un saluto agli amici di Nettuno? Come no, un saluto a tutti gli amici di Nettuno TV. Gira. Salutate ragazzi, c'è la TV. Mi agita, si te hago una pregunta, dime por qué te fuiste, me dejaste solo, mujer muy mala, dime que tú me hiciste. Don't forget me, baby, you remember me. Ciao bella bionda, qual è il tuo nome d'arte? Peppina. Peppina. Cioè il mio nome artistico è Gina. Gina di cognome Va, gli amici mi chiamano Vagina. Vogliamo dire agli amici a casa, sei single, sei fidanzata, sei sposata? Sono libera. Sei libera? In base alle occasioni, diciamo. Ti stai divertendo, scherzo a parte? È normale, la prima cosa è quella. Meno male che il tempo è stato clemente. Come? Il tempo è stato clemente.
Meno male questa domenica, perché la settimana scorsa è stato bruttissimo. Ci fai un saluto agli amici di Nettuno, alla maniera di una donna. Ciao bellezze! In my stones, let it rain. I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather, and cheap vibes are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be. Siamo con Katia, responsabile del piccolo ritrovo pizzeria focacceria. Allora Katia, questo carnevale marinese è in minima parte paragonabile a carnevale di Massafra? Beh, comunque sia sì, per l'impegno che ci mette la gente del posto, per tutto quello che lo circonda, tutti questi volontari che lavorano comunque per 2-3 mesi. E nasce da poco, però è bello comunque il carnevale, veramente è bello. Per me che sono di Massafra mi piace tantissimo, quindi faccio i complimenti a tutti i ragazzi che hanno lavorato e a chi li ha supportati. Hai un carro tuo preferito? Quello delle Fiscio. È una maschera che ti ha colpito particolarmente? Mi è piaciuta quella dei gelati, della Step to Dance, una scuola di danza che si organizza per il carnevale, è una bellissima cosa, a spese loro, quindi sono contenta. Ci fai un saluto agli amici di Nettuno? Ciao Nettuno! E oggi ci stiamo divertendo perché il tempo è buono e speriamo che va tutto a buon fine. È venuta una signora, prima ha detto riprendi quell'uomo vestito di bianco. Ah, forse mi conoscono tutti perché sono il protagonista del carro più grande. No, mi sa che era tua moglie, guarda che sta là. Ok. Così in questo clima festante, soprattutto per la gioia dei più piccoli e dei tanti teenager, anche la 31esima edizione è andata in archivio, dando appuntamento al prossimo anno per stupirci sempre di più.